Ciao a tutti ragazzi, sono Alan, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui su Eurotrack, un breve video giusto per farvi vedere una cosa. Come vedete non sono col mio camion, ma sono con un lavoro dipendente, un R420, perché sto provando una moto per farvi poi un video, un baobab, un albero gigantesco. Io ragazzi ho preso questo viaggio da 1 ora e 20, mi sembra che era, tipo il tempo che diceva. Ci sto perdendo mai tanto. 1:20 reale, cioè avrò già perso. E adesso sono arrivato in una salita e guardate, in prima sto andando. Guardi qua. Secondo non ce la fa, mi tocca andare su in prima. Guardate cosa porto. Sono in fondo, io. Non metto la seconda, sennò poi mi muore. Mi porto 58 tonnellate di baobab. Sono arrivato bello lanciato, sono stato ai 60, sì, bello lanciato perché questo qui più o meno fa una fatica, fini 60 si arriva, poi fa una fatica, vabbè abbiamo anche un R420, non è il massimo, poi voglio provare a portarlo con il mio 730, vedrete il video a breve. E tanto tenevo anche un po' giusto per vedere, comunque adesso la salita per fortuna è finita. Sott'occhio la temperatura, guardate, 39, sì, 39 magari. 93 gradi la temperatura dell'acqua, ragazzi, cioè adesso mi bolle l'acqua dal radiatore. Per fortuna che è un gioco, perché sennò comunque come vedete non stiamo andando tanto forte, stiamo facendo 20 all'ora, e consumo una saccata di benzina. Quasi quanto era pieno quando l'ho preso. E ancora sì, due marciare si chiama cambio. Guarda questo come va forte, beh, cosa c'ha? Della roba che non pesa niente. Comunque ragazzi, ora non ricordo dove ho scaricato sto mod, sempre mi sembra dal solito sito è Eurotrack Monitor o Italian Forum. È lunghissimo. No, lunghissimo no, perché ho già portato qualcosa di anche più lungo. Pesantissimo, cioè sono, io appena l'ho visto ho letto 58 tonnellate, no è impossibile, avranno scritto così, poi sarà 25 al massimo, perché vedevo che seconda, quarta andava bene. Sono arrivato al semaforo, faccio per partire, parto, arrivo sesta, ottava, poi non riesco più a metterci le marce, dico ma cosa sto camion, e peso una saccata di, cioè tantissimo, e ho voluto anche prenderlo con 4:20 oltretutto. Dai che dovrei avere quasi finito. Quanto dice, ma siamo matti. Sì dai, mi manca 1:41, non è che manchi tanto. Adesso mi devo fare tutta sta stradina stretta, ci muoio di noia. Più che altro mi sa che mi muore prima il camion, Spero di no, mi dispiace per lo scranio. Comunque è impossibile. Io questa mod, se avete il camion nel vostro, ve la consiglio perché è bella, bella pesante, mette bene tutti i sforzi e mezzi, ma se dovete farla con un lavoro dipendente che è un camion che non tira, anche 420 non è, è già buono, confronto all'inizio che vi danno il 360. Dovete far... lo so, grazie, ma... Sì, adesso c'è pure la musichetta. Vabbè, tanto che non concludo qua il video perché non volevo farlo troppo lungo. Volevo solo dirvi questo qui, perché è davvero bella. Però se avete un camion che tira, se no lasciate perdere. Io vi consiglio Scania 730, altro no. Magari Volvo 750, non so se tira come lo Scania, ma ho visto che come lo Scania non tira nessuno, ovviamente. Quindi Scania 730 per questa moto. Datene tutto, ciao a tutti.